Tra le piaghe dell'agricoltura, anche nell'agro nocerino, vi è quella dell'irrigazione con acqua non controllata. Il Consorzio di Bonifica del Sarno tiene i riflettori costantemente accesi sulla questione, al fine di incentivare l'irrigazione con acqua di qualità e senza spreco. Proprio a tal fine è prevista per il mese di maggio, nell'ambito della Settimana della Bonifica Nazionale, un'iniziativa durante la quale verrà premiato l'orto più bello, irrigato con acqua controllata. A maggio c'è la settimana della bonifica nazionale di tutti i consorzi d'Italia. Siccome, su suggerimento di alcuni nostri associati, consiglieri, quello di istituire un premio tra gli orti più belli, quindi, perché molti dimenticano l'attività istituzionale, il consorzio è anche quello di irrigazione. Ricordiamolo che la piaga purtroppo dei pozzi abusivi, di irrigare con acqua non controllata, che poi intacca il prodotto che va sulla tavola dei cittadini e intacca anche la salute dei cittadini stessi, di noi stessi. Quindi è importante che il consorzio implementi, e questa è la nostra mission di questa nuova amministrazione, quella di implementare l'irrigazione con agricoltura con acqua di qualità e soprattutto non senza spreco di acqua. Questo premio, che poi spiegheremo più avanti, nelle prossime settimane, come verrà articolato, premierà proprio gli orti che irrigano attraverso un'acqua controllata con le associazioni e categorie di riferimento, in particolare la Coldiretti in questo caso. E proprio tende questa finalità istituzionale importante al consorzio, che molti dimenticano. Poi sarà fatto un bando, un avviso pubblico, e quindi tutti quelli che vorranno partecipare potranno partecipare a questa gara e essere poi premiati. Si stabiliranno anche dei I premi, privati. certo.